Ciao a tutti, che sono e benvenuti in questo nuovissimo Surreal Time. Prima di iniziare con tutto, voglio rassicurarvi sul fatto che sto bene perché ieri non è uscito il video. Si è chiusa da sola la finestra. Dicevo, ieri non è uscito il video delle 7 perché cioè, io ho scritto su Instagram che mi è venuta l'influenza perché a un certo punto ho detto, minchia, questa non può essere una digestione. In realtà, la sera prima, ero andato a cena fuori e ho avuto la brillante idea di mangiare dei peperoni a cena, che non ho digerito per niente. Infatti, mi sono svegliato tipo alle 4 di notte e ho vomitato tutti i peperoni. Peperoni di merda. Poi mi è venuta anche la febbre, sono stato tutto il giorno a letto praticamente. Tutto il giorno a letto con la febbre, tipo, moribondo, ho detto basta. Però oggi sto meglio. Anzi, penso di stare totalmente bene. Quindi sto registrando questo Surreal Time. Anche per aggiornarmi un po'. Come vedete non sono più nella casa di prima, ma sono nella casa definitiva. Nel senso, questa è la casa che ho preso in affitto. Io non volevo già, insomma, farvi vedere la casa. Quindi per trovare questa postazione ho dovuto comunque studiarmela un po', perché non voglio spoilerarvi com'è la casa. È molto piccola, quindi non ci vuole un genio a capirlo. Però, insomma, devo ancora completarla, devo fare delle migliorie, devo mettere delle cose, aspettare che mi arrivi il computer nuovo che dovrebbe arrivare oggi, quindi tanta roba. E cose di questo tipo. E per lo più mi manca la luce, cioè ho solo queste lucette qui che sono molto soffuse, ma sono gialle, cioè manca la luce. E ho dovuto mettermi davanti alla finestra così ho un minimo di luce, ma non è abbastanza per gli standard dei miei video. Quindi ora vedrò di comprare su Amazon quelle luci bianche, giganti, le metterti davanti alla faccia. Questa casa l'ho presa sabato, mi ci sono trasferito lunedì. Che weekend ero impegnato in un progetto davvero figo che vedrete prossimamente, molto figo. Per farvi capire, non ho ancora una scrivania, quindi sto usando il tavolo della cucina per lavorare. Va bene, lasciamo stare. Allora, a parte i miei capelli strasparati, cioè, fate conto che mi sono appena svegliato, devo ancora farmi la doccia, raga, quindi, vabbè, lasciamo stare i capelli, ok? Madonna, cosa sono? Devo anche tagliarmeli. Devo decisamente tagliarmeli. Bene, dicevo, la cosa positivissima è che in questa casa c'è la fibra. Ora, non è la fibra proprio come la intendevo io, infatti ora mi informerò per avere quella più potente. Però, insomma, non scherza, vi faccio vedere uno speed test. Davvero, raga, è la 10-10 simmetrica, quindi buona, molto meglio di quella che ho a casa mia perché ho cosa 8 mega in upload in più. I video li carico in pochissimo tempo, scarico cose in poco tempo, non tantissimo in più, però comunque è più reattiva, soprattutto perché se non sbaglio sono vicino alla centrale, non lo so, poi dipende sempre dall'operatore. Vabbè, fatto sta che, boom, 9 mega in download e 9 in upload, che non è tantissimo in effetti. Però mi sto informando e dovrei poter riuscire a prendere la fibra, quella ancora più potente. Questo vuol dire che quando mi arriverà il computer, cioè oggi pomeriggio, dovrei riuscire a fare qualche live. Ora, non in questo periodo che comunque, ragazzi, sono incasinatissimo, tantissime cose in ballo, quindi sono incasinatissimo, però, oddio, mi stava per cadere la videocamera. Però insomma, fatto sta che ci saranno delle live. Molti mi chiedevano per quanto riguarda la casella postale, visto che mi sono trasferito a Milano, come farò con la casella postale? Bene, stavo pensando di prenderne una, io e Vegas, visto che comunque siamo qui, nella stessa zona più o meno. Ne prendiamo una in comune e così ci potete inviare tutte le cose. Ci stiamo ancora informando, quindi a breve dovreste avere più informazioni. Comunque, se volete inviare qualche letterina, qualche cosa, qualche pacco, qualche regalo, a breve dovremmo avere l'indirizzo della casella postale anche qui a Milano. Aggiornamenti sul canale. È finita la settimana scorsa la Skyway Island 2. La serie è stata breve, comunque è durata 12 episodi, però è stata molto figa, mi è piaciuta, quindi ora cercherò un'altra serie survival da portare, o magari una CTM oppure un'adventure map, insomma, una serie di queste molto fighe. Sapete che io metto sempre un po' a trovare le mappe perché ci tengo che siano belle, anche perché lo standard della serie è sempre più alto, quindi bisogna tenere lo standard alto, bisogna mantenere lo standard. Sono appena passati due piccioni che si incorrevano e non so esattamente cosa ho appena visto, lasciamo stare, andiamo avanti. Ieri, l'unico video che è uscito ieri era Minecraft Factions, praticamente è una serie in cui, praticamente è un Minecraft vanilla che si gioca in multiplayer, ok? Ma non nel solito server multiplayer, proprio basato sul PvP. Ho creato la mia fazione, ho lasciato l'IP in descrizione se siete interessati a dargli un'occhiata a qualcosa, quindi poi magari dategli un'occhiata. Il video è andato benissimo, già quasi, cioè, 200.000 views, quasi 30.000 like. Io voglio davvero ringraziarvi per tutto
tutto il supporto che voi mi date nei video, perché è incredibile. Io nei video non chiedo quasi mai like, anzi, cioè, forse solo negli speciali chiedo like, ma davvero mi riempite di like, di affetto, di commenti. Io voglio ringraziarvi tantissimo. E martedì, se non sbaglio, poi martedì è uscita la nuova serie horror. Il primo episodio sarà una miniserie che durerà penso 2 o 3 episodi. Devo vedere quanto è lunga la mappa, però davvero un'ansia, raga, che non vi dico. Quella mappa molto molto peggio di Minecraft Grief, che è stata la prima serie horror che ho fatto, durata 2 episodi. Questa è cioè, molto più ansiolitica. Che cos'è questa cosa? Vedo che moltissimi mi chiedono anche quando tornerà Subnautica e i giochi che non sono Minecraft o Clash of Clans, essenzialmente. Allora, io al momento ho diciamo 3 tipologie di video. C'è Minecraft, che varia dai minigames, single player, multiplayer, le CTM che dovrebbero tornare, no, appena ci sistemiamo un po' tutti, perché minchia sti capelli. Comunque le CTM dovrebbero tornare, soprattutto perché a me manca l'episodio finale di The Painter. The Painter, quella mappa, ti odio The Painter, ti odio. Minecraft, poi c'è Clash of Clans, c'è la serie Questo o Quello, che piace tantissimo, è la serie in cui io rispondo a delle domande in cui devo scegliere una risposta per forza, e una risposta di solito è più malata dell'altra, molto, molto trash come cosa, però vi piace, piace anche a me, perché i ragionamenti che partono da quelle serie mi chiama fighissimo. Poi ho i vlog, c'è il Surreal Time, ci sono i vlog che faccio in giro, tipo il vlog dell'IKEA e queste cose così. Poi per l'appunto c'è Subnautica, che era stato messo un po' in stallo perché dal portatile non riesco a giocarci. Poi la camera al fisso, riscarico un po' Steam, vedo se riesco a recuperare i salvataggi, perché non li ho portati da casa, e quindi vedrò di riportarvi anche quello. Molto figo come gioco, lo so, molto figo. E cercherò di riportarvi anche Big Game Hunter Pro, quello della caccia, anche quello è molto molto bello. Sono video lunghi, perché c'è un video di caccia tagliato e tutto. Io registro un'ora, un'ora e mezza, mi viene di 18 minuti. Dai 15 ai 18 minuti esce un video di caccia, però sono contentissimo perché comunque ve lo guardate quasi tutto. E è un video che va gustato così, nel senso, non puoi solo mettere le parti in cui spari, perché altrimenti non ha senso un video di caccia. Incredibile, si sposta sempre sto cavalletto. E stai un po' dritto, mamma mia. Ok, ma visto che questo è un Surreal Time, dovremmo rispondere a qualche domanda. Allora, se avessi tutti i soldi del mondo, in cosa li spenderesti? Oddio, allora, io sono piccolo, se così si può dire, cioè ho 19 anni, quindi nel mondo dei mondi sono piccolo, no? 19 anni sono pochi, e penso che li spenderei tutti in viaggi, essenzialmente. Cioè, ovvio, magari tutti i soldi del mondo dicevi vabbè, ti compri una casa prima, e poi il resto lo spendi in viaggi. Io non ho neanche la patente, quindi non mi comprerei manco la macchina, per dirti. E se pensi ai soldi che spendi per una macchina, minchia, sai quanti viaggi ti fai? Secondo me il viaggio è l'esperienza nella vita che più serve, proprio l'impatto con altre culture, con conoscere persone che la pensano diversamente da te, che si comportano in maniera diversa, conoscere persone che essenzialmente non fanno parte del tuo habitat, per così dire, aiuta tantissimo a livello mentale, secondo me. Però vabbè, poi magari sono scemo io. Ah, e poi, raga, sto iniziando a usare Snapchat. Se mi seguite, il mio nickname è SurrealPowerYT, così snapchattiamo assieme. Ragazzi, questo video lo so che non era proprio il massimo dell'entertainment e del divertimento, ma sono ancora un po' devastato da ieri. Quindi direi che per questo video è tutto, era solo un modo per aggiornarvi un po' su quello che sta succedendo. Sta per cadermi il cavalletto, la smetti, sì o no? Era solo un modo per aggiornarvi, per tenervi up to date. Ho risposto solo una domanda, ma era quella più interessante che ho trovato. E niente, io vi ringrazio tantissimo per la visione. A proposito di viaggi, ci saranno un paio di viaggi a breve, magari uno anche per... Non voglio spoilerarvi niente, però insomma, magari ci saranno dei viaggi a breve, mi piacerebbe portarvi sul canale. Quindi niente, io vi ringrazio tantissimo per la visione, per lasciare mi piace su questo video, di iscrivervi al canale se ancora non avete fatto, di seguire su Twitter, Instagram, Facebook e ovunque voi vogliate. Ciao a tutti!